Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sverna. Cari amici, benvenuti e iniziamo con un brano meraviglioso, Fratello Sole, Sorella Luna, una delle preghiere più belle di San Francesco d'Assisi, cantata dal famoso e grandioso tenore di Dio, Frate Alessandro. Benvenuto. Grazie Risa, è un piacere. Frate Alessandro, tu a 21 anni entri a far parte dell'ordine francescano, sei consacrato nell'ordine dei frati minori e ormai sei conosciuto da tutti anche per le tue doti canore. Ricordiamo che il tuo album di debutto, La Voce di Assisi, è stato pubblicato il 15 ottobre 2012. Partiamo dall'inizio, la passione per il canto e la musica ti è stata trasmessa da tuo nonno. Quando esattamente hai cominciato ad innamorarti del canto?
Beh, dentro di me è una cosa che non ho memoria della sua nascita, per cui credo che sia qualcosa radicato da sempre nel mio spirito, nel mio animo. Mi ricordo che da bambino prendevo due pezzi di legno, due bastoni, e mi piaceva fare la batteria, le percussioni, ero innamorato del ritmo e poi ascoltavo la musica, inventavo canzoni e ce l'avevo innato dentro di me. Poi ho sentito una registrazione di Bach e una musica stretta di Michael Jackson, mi sono innamorato ancora di più della musica di ogni tipo, della musica moderna, della musica antica, e dentro di me il desiderio di imparare a suonare qualcosa è stato diciamo innato, è stato qualcosa di incontrollabile. È lì che mio nonno mi ha spinto, mi ha aiutato, proprio perché lui, essendo stato clarinettista in banda, pensava di aiutarmi mandandomi a studiare musica, e così è stato. I miei genitori erano contenti e ho cominciato il mio percorso. È vero che la prima volta che cantasti eri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi? No, in realtà no, infatti questo è un po' frutto di una sintesi di diverse interviste che però non è corretta, perché in realtà io ho iniziato a cantare con il coro della parrocchia per dare una mano, per aiutare, e diciamo per piacere mio personale, un po' così, anche se non ero molto capace. E poi mi sono iscritto al corso di canto così per scherzo, ma solo verso la fine ho scoperto, diciamo, come utilizzare la tecnica, come far uscire la voce, per cui i primi anni sono stati anche piuttosto difficili, non facili da gestire. È stato forse, ecco, il dono del canto è l'ultimo dono in ambito musicale che il Signore che ho ricevuto da Lui. Con la musica si può rappresentare Dio? Assolutamente sì, anche perché noi spesse volte riconosciamo le persone dal tono della voce, dalla voce, da come parlano. Io credo che veramente possiamo riconoscere la presenza di Dio dalla bella musica. La musica, quando è bella, quando è ben fatta, quando viene dal cuore, è certamente la voce di Dio e riconosciamo la sua presenza. Tu hai firmato un contratto con una grande casa discografica, ma come sei arrivato a questo? Beh, diciamo che è arrivato a me dal cielo in un modo o nell'altro, nel senso che io non ho cercato nulla, mi sono state fatte molte proposte di audizioni, di farmi ascoltare, e alla fine ho accettato, un po' per amicizia, un po' per sfida, e in una di queste audizioni, di questi momenti, c'erano diciamo degli operatori, dei manager della Decca Records, che è una casa discografica piuttosto famosa, che hanno pensato di fare un CD con me, che poi sono diventati due CD, in preparazione ora c'è il terzo. È stata una sorpresa, perché io non me l'aspettavo, lì per lì non volevo. La cosa, perché dico che è venuta dal cielo? Perché anche se io non ero molto convinto, i miei amici, anche i miei genitori, i frati, un po' tutte le persone che mi conoscevano mi dicevano: e se fosse una missione che Dio ti sta chiedendo per portare qualcosa di bello al mondo? Ecco, io su questa parola ho gettato le reti. E così è stato, infatti. Come ti è stata vicino la comunità francescana, infatti, in questo tuo nuovo cammino, in questa tua nuova missione? Da principio non è stato facile, perché comunque è qualcosa che esula dalla nostra tradizione, almeno della provincia, perché in realtà è qualcosa che è previsto dalle nostre costituzioni, è previsto dall'ordine, è previsto dal carisma, dalla vita francescana. Però ecco, la nostra provincia dei Frati Minori dell'Umbria è più concentrata sull'aspetto legato ai santuari, per cui ecco, un'attività che mi porta ad andare in giro per il mondo a cantare è qualcosa che esula dalle nostre aspettative, però l'hanno accolta anche loro come una missione di Dio, e mi sono stati molto vicino, qualcuno con un occhio più dubbioso, dubitante se vogliamo dire, però è stato bello, perché mi sono stati vicino e mi hanno aiutato. Ancora oggi percepiamo che questa sia una missione che non faccio io da solo, ma la portiamo avanti insieme. Infatti ecco, io non sono mai solo, viaggio di solito sempre con un altro frate, e ogni volta che viaggio sto sempre dai frati, alloggio nei conventi, non accettiamo alberghi e altre strutture.
Infatti tu viaggi molto, vai anche all'estero per i concerti. Come riesci a conciliare la vita consacrata con quella musicale? Proprio per questo fatto che questa missione che stiamo portando avanti è una missione, un'esplicitazione di questo carisma francescano che il Signore ci ha donato, per cui per noi, essendo missione, è annuncio, è il momento dell'apostolato. Anche Francesco viveva così perché andava spesso in viaggio e poi ogni tanto si ritirava in preghiera, in riposo. E dedicava molto tempo alla preghiera, alla meditazione e anche con i miei frati ci siamo accordati per questo genere di vita, per questo stile di vita, per cui solitamente ho un periodo di riposo in cui sto con la fraternità e un periodo in cui vado in missione a fare concerti e in giro, diciamo viaggiare e questa è l'occasione per incontrare tante tante persone, tanta gente, annunciare il Vangelo e anche ricevere tante testimonianze a lode del Signore, perché questa missione sta portando tanti tanti frutti, tante persone si sentono riavvicinate a Dio. Questa per me è qualcosa che mi stupisce ogni volta, ma mi rallegra e credo che sia veramente un grande dono da parte di Dio per tutta la mia comunità e per la mia vita. Anche io sto ricevendo tantissimo, non avrei mai immaginato. Molta gente mi dice che io do tanto, ma io in realtà dico che sto ricevendo veramente tanto. Nel tuo passato la scelta vocazionale è stata anche in bilico, ci puoi raccontare? Sì, io ho sentito la vocazione che ero molto molto giovane, legata alla mia conversione, che ho incontrato il Signore in un'esperienza di preghiera. La sua presenza è stata viva, vera, più forte di tutte le presenze della mia storia. Per cui per me è stata un'esperienza di preghiera mistica fortissima. Da quel momento in poi io ho sentito così forte la sua presenza, che dire, proprio qualcosa che mi accompagna da allora per sempre. Per cui il desiderio di donarmi a lui è stato immediato. Nel giro di pochi mesi dopo la mia conversione, vedendo un film su San Francesco, ho preso la decisione dentro di me di donare tutta la mia vita per lui. Per cui avevo 16 anni, quasi 17 anni, ero molto molto giovane, un po' anche spaventato da questi sentimenti che avevo dentro. Per cui è stato un crescere, un crescendo continuo, un cammino che ci sono voluti un po' di anni. Infatti sono entrato diversi anni dopo, avevo 21 anni quando sono entrato in convento. E anche una volta entrato in convento, non avevo ancora imparato bene a comprendere cosa Dio volesse da me, perché per un certo periodo ho pensato di dovermi ritirare in una vita eremitica, diciamo, allora più eremitica, diciamo di consacrazione solitaria. E allora avevo cominciato tutto un percorso per poter vivere da solo in qualità di consacrato laico. Che però ecco, dopo mi sono accorto che era soltanto un pensiero mio, per cui dopo 3 anni fuori dall'ordine in ricerca di questa vocazione, il Signore mi ha indicato di dover rientrare tra i frati, ho chiesto ai frati di potermi riaccogliere, sono ri rientrato, ho portato avanti la vita francescana fino alla professione solenne, come sto portando avanti ancora oggi. Per cui sì, mi sono scontrato con la mia volontà, è stato un dialogo tra la mia volontà e la volontà di Dio. E questa vita mi ha insegnato, mi sta insegnando, che come dicevano i santi e come ripeteva Francesco, solo nella volontà di Dio c'è la nostra pace. Bellissima questa frase. Voi frati francescani infatti seguite le orme e le virtù del vostro fondatore, l'umile e povero San Francesco d'Assisi. Fra i tanti doni spirituali che aveva San Francesco, qual è che cerchi di tenere più presente nel tuo cammino francescano? Secondo me, ecco, io la cosa che sento più viva, più urgente anche, e che io credo che dobbiamo crescere di continuo su questo, sono due aspetti fondamentali di Francesco. Anzi, ne metterei anche un altro che non fa male, anche se quest'altro è più facile da raggiungere. Il primo è la minorità, il fatto di essere più piccoli, minori, di non metterci mai in un gradino maggiore agli altri, ma sempre di operare con servizio, proprio a servizio degli altri, è la cosa più bella. Questo significa essere minori, farsi piccoli, e quando uno si fa piccolo si genera pace e gioia.
E poi un altro aspetto è la semplicità. Con il tempo il rischio più grande che corriamo è quello di complicare le cose, complicare la vita, complicarci nei ragionamenti, complicare tutto, mentre invece dire semplicità, e Francesco l'ha compresa questa cosa, che è bello, e questo ci ha fatto nascere come bambini. La semplicità io penso che sia una cosa molto 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 bella da dover tenere cara. E infine, anche se questo forse, ripeto, è il più facile perché è insito nel nostro proprio carisma, è la cattolicità. Mai, mai, mai distaccarci dalla Chiesa di Roma, dal Papa, l'amore al Papa, perché Francesco promette obbedienza al Papa. E io questa cosa la sento tanto, tanto viva, perché il Signore parla oggi attraverso la Chiesa, attraverso la Chiesa cattolica. Io la sento una cosa molto molto bella, come una madre che accoglie i figli, chi è in casa e chi è fuori casa, e questa è una cosa fantastica, bellissima, la cattolicità è una cosa che caratterizza Francesco, e credo che questa è una grande testimonianza, soprattutto quando la Chiesa è attaccata dal suo interno e dall'esterno. Quanto tempo occupa la preghiera nelle tue giornate? Beh, diciamo che occupa la quasi totalità della giornata, perché come Francesco ci ha insegnato, e questa è una cosa che noi cerchiamo di portare avanti, ad essere preghiera vivente. C'è una preghiera che è la preghiera comunitaria, la preghiera liturgica, e quella ci aiuta a vivere insieme dei momenti di comunione con il Signore e condividere questi momenti in un modo bello anche con la gente, perché questo fa parte anche del nostro carisma. Poi c'è un periodo di preghiera personale, dove tu sei da solo con Dio o davanti al tabernacolo o in solitudine, o anche a me piace per esempio in mezzo alla natura andare nei boschi, andare a camminare, o quando lavoro, io per esempio quando lavoro prego tantissimo, per me è uno dei momenti in cui prego di più. Ma rendere ogni cosa preghiera significa che tutto quello che fai lo fai per Dio, lo fai con Dio. Questo è bellissimo, perché Francesco ce l'ha insegnato, anche i suoi biografi dicevano che Francesco non era soltanto un uomo che pregava, ma era un uomo diventato spesso preghiera. Questo è bellissimo, perché noi lo viviamo, anche perché la nostra vita di frati è una vita variegata, noi possiamo fare tante cose, nel nostro carisma c'è la possibilità di fare tante cose, e la possibilità di rendere ogni cosa che facciamo preghiera è un dono che Francesco ci ha lasciato, che è preziosissimo, per cui direi che tutta la nostra vita è una preghiera di lode e di ringraziamento al Signore. Il canto unito alla tua vocazione, cosa trasmette a te stesso e cosa pensi possa trasmettere agli altri? Il canto per me è un'esperienza unica, perché anche se all'inizio non avevo passione, il Signore mi ha insegnato che è un momento di comunione con Lui, perché è come se io gli prestassi la voce per poter far sì che la sua voce arrivi a tutti, il suo canto, la sua gioia e le sue emozioni. E questo per me è una comunione particolare con Dio che mi porta in un altro mondo, della quale io sono stupito. Ogni volta non è qualcosa che io faccio a comando. Certo, ho studiato la tecnica, conosco anche gli aspetti tecnici, come cantare, ci faccio attenzione, però l'esperienza del canto va ben oltre, perché poi ti rendi conto che per quanto tu possa essere legato alla tecnica, allo studio, il miracolo avviene indipendentemente da questo. È capitato più volte di essere in condizioni pietose, di cantare lo stesso e di riuscire a trasmettere in un modo o nell'altro la voce di Dio. E questo significa che non dipende tanto da me, ma dipende dal cuore, se il cuore è rivolto a Lui. È questo che fa veramente la differenza. Non è una voce bella, una voce brutta, una voce ben impostata o non impostata, ma è il cuore rivolto a Lui che fa i miracoli. Io partecipo di questo miracolo che il Signore ogni volta fa, per cui quello che vivo io è in comunione con quello che vivono gli altri. Io non credo di essere detentore di un dono speciale, particolare. Io credo che ciascuno di noi con i nostri doni possiamo fare questo miracolo, possiamo unirci a Dio
e far sì che questo dono sia condiviso da tutti, chi con il canto, chi con il lavoro, chi con la preghiera, chi con lo studio. Ognuno ha il suo carisma e ognuno può fare questa cosa. Quello che provo io con il canto, credo che ciascuno può provarlo con il proprio talento. Sono perfettamente d'accordo. Io vorrei leggere ai radioascoltatori una bellissima frase di San Francesco d'Assisi. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. Ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie Rita, veramente è stato per me un bel momento e vi ricordo tutti gli ascoltatori, ricordo tutti in preghiera, porto tutto in Porziuncola che è il grembo della Madre di Dio, in un certo senso lì siamo rinati. Io vi ringrazio ancora di cuore e pregate per me per questa missione che portiamo avanti. Grazie di cuore, concludiamo con due brani, Ave Maria e Le Odi di Dio Altissimo. Grazie di essere stato con noi. Grazie, pace e bene a tutti. Pace e bene. E vi auguriamo buon ascolto e buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti da Rita Sberna.
Testimonianze di fede, programma curato e condotto da Rita Sberna.